Ciao ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi vado a parlare di Di Gregorio, visto che oggi è venerdì 5 luglio, dovrebbe effettuare le visite mediche alla Juventus e poi firmare il suo contratto. Di Gregorio viene a prendere l'eredità di Wojciech Szczęsny, che a 31 anni lascia la Juventus perché la Juventus gli ha detto: noi puntiamo su altri giocatori, e Szczęsny ha detto: ok, trovatemi una squadra e io mi lascio tranquillamente perché voi mi avete dato tanto e io vi do, diciamo, una mano tra virgolette a lasciare la squadra. Allora, Di Gregorio, ripeto, prenderà l'eredità di Szczęsny. Non è tanto giovane perché ha già 26 anni, 27 anni. Ha fatto tanta gavetta e ora, diciamo, è pronto a fare il salto di qualità, senso di squadra dal Monza, anche se lui è partito nelle giovanili dell'Inter, poi dal Monza è arrivato alla Juventus. Ragazzi, però prima di partire vorrei ringraziare sempre tutti quelli che mi stanno seguendo, perché grazie a voi il mio canale continua ad andare avanti. Sta avendo numerose iscrizioni, tanti commenti, vedo tanti like, quindi ragazzi, continuate a sostenermi sempre, sempre, sempre con i vostri commenti, con i vostri like, con le condivisioni del video, con l'iscrizione al canale sia vostro che dei vostri amici. Qui sotto, ragazzi, attivate la campanella per non perdere mai nessun video che uscirà tutti i giorni. E ripeto, ragazzi, io ogni giorno mi alzo alla mattina alle 7, che prima di andare al lavoro al ristorante mi faccio i video, vado al ristorante, poi torno nel pomeriggio. Se trovo qualcosa di interessante, vi porto sempre qualcosa. Quindi, ragazzi, grazie a voi, io posso portare avanti il mio canale e mettervi sempre nuovi contenuti e nuovi video. Allora, ragazzi, partiamo qua con il video di Gregorio, pronto a baciare la Juventus. Da oggi inizierà un nuovo capitolo sportivo per l'estremo difensore. Un portiere che dopo anni di gavetta è arrivato in Serie A in punta di piedi, che ha stregato il panorama italiano con le sue prodezze tra i pali, superando anche la concorrenza di un portiere scomodo come Cragno. Chiuso il capitolo Szczęsny, la Juventus si appresta ad affidare le chiavi della porta al classe 97, quindi 27 anni. Un giocatore che la Juventus ha cercato e desiderato ardentemente. Le prime due stagioni in Serie A dell'ex Inter sono state di assoluto livello. Nel 2022-2023 è stata una grande sorpresa, nell'ultima invece è stata una conferma. Di Gregorio è la conferma di come la scuola italiana sui portieri sia sempre di assoluto livello. Infatti, ragazzi, io, se uno deve trovare quale parte della squadra in Italia è la migliore, non è assolutamente l'attacco. Non è centrocampo, qualcosa di difesa, ma i portieri sono sempre i migliori. La sicurezza mostrata tra i pali e gli ampi margini di miglioramento del giocatore sono tra i motivi per cui la Juventus ha deciso di puntare su di lui, ma non solo. È stata una richiesta esplicita di Thiago Motta, il nuovo tecnico della Juventus. Nelle sue esperienze con Spezia e Bologna, ha sempre chiesto un lavoro di palleggio ai propri estremi difensori. Di conseguenza, l'idea di Motta era quella di avere un portiere bravo con la sfera tra i piedi, e la richiesta di Di Gregorio nasce proprio da questo aspetto. Nella scorsa Serie A, il classe 97 ha confermato la sua buona padronanza con i piedi. Sempre giocato da difensore del Monza, ha collezionato in totale 1150 passaggi. 858 sono quelli riusciti, quarto in Serie A, e con una percentuale pari al 74%, quindi, ragazzi, non è male per niente. Un altro motivo che ha spinto il bianconero a cercare consistenza di Gregorio è l'ampio margine di miglioramento. Il giocatore, infatti, ha 26 anni, un dato importante per la carriera di un portiere, in quanto ancora giovane, tra virgolette, e con molti anni di carriera davanti, perché comunque, ragazzi, sapete che i portieri possono andare avanti anche a 36, 37 anni, 38, quindi. Però non è proprio giovanissimo, non è uno che ha 20 anni. Però Di
Di conseguenza, i margini per un miglioramento costante nel tempo sono molto ampi, un acquisto dunque ricercato per motivi tecnico-tattici, ma anche per l'immediato futuro. Poi le cifre. L'esborso economico sarà di circa 18 milioni, ma il Monza non incasserà tutta la cifra perché il 10% della rivendita andrà all'Inter, che c'era un accordo stipulato con il Monza quando ha firmato contratto con il Monza, quindi il 10% andrà all'Inter. Il portiere poi oggi svolgerà le visite mediche di rito prima di firmare il suo contratto con la vecchia signora e diventare a tutti gli effetti un calciatore bianconero. Quindi, dopo Douglas Luiz, che ha firmato ufficialmente, lui è il secondo acquisto ufficiale, aspettando la firma di Kefren Turam. E poi la settimana prossima si andrà su Coop Miners e vedremo cosa succederà. Un'ultima cosa non di meno importante: nel 23-24 ha fatto 84 presenze, 33 in Serie A, 1 in Coppa Italia, ha subito 37 gol, però è riuscito a mantenere la porta inviolata per 14 partite. Che per una squadra come il Monza non è niente male, quasi metà partite, non proprio, però nel suo palmarès vanta una Supercoppa Under 17 vinta con l'Inter, Coppa Italia Primavera, uno scudetto Primavera, entrambi conquistati sempre con l'Inter. Quindi ragazzi, che dire, sono contento io di questo acquisto perché anche se non ho visto proprio tutte le partite del Monza, ho visto il Monza come giocava, ho visto le prestazioni del Monza, le classifiche di entrambi gli anni in Serie A del Monza non sono state affatto male, e quindi significa che anche il portiere ha fatto la sua differenza. E che differenza, ragazzi! Comunque ripeto, è un portiere molto bravo con i piedi, che è una cosa molto importante per me. Perché quando un portiere le lancia con i piedi non può fare lanci tanto per, e poi dove va la palla va, no, deve fare passaggi anche precisi, anche vicini al difensore, ma anche fare dei cross lontani per il centrocampo, diciamo, o l'attacco addirittura. Però un portiere bravo con i piedi non è fatto male. E poi diciamo che come portiere, ripeto, è un buon portiere. Non ottimo, un buon portiere, ma con ampi margini di miglioramento. E se poi lavora con una difesa che lo sa proteggere, ragazzi, la sua fiducia aumenterà. E quindi poi con gli allenamenti, andando avanti nel tempo, potrà diventare veramente un ottimo portiere. E che portiere diventerà, ragazzi? Questo è il mio pensiero. Ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate di questo annuncio mai ufficiale, con visite mediche annesse. Se vi piace di Gregorio, se volete un altro portiere, mettete like, commentate, condividete, iscrivetevi, fate iscrivere, attivate la campanella. Ragazzi, ci vediamo al prossimo video, fino alla fine. Forza Juventus. Ciao ragazzi, ciao 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 ciao.